appunto con Patrizia Torri un bilancio di questa quinta edizione. Grazie Gaetano. Il bilancio devo dire è ottimo, anche perché la gente ha risposto in maniera abbastanza simpatica, mandando messaggi, telefonando in radio, mandando email, quindi credo che la quinta edizione sia andata ancora meglio delle scorse, anche perché insomma bisogna sempre migliorarsi nella vita e noi cerchiamo di farlo anche in questo settore, regalando e dando modo a coloro che amano scrivere, ecco, la possibilità di essere protagonisti in radio ogni anno, sperando insomma che le cose poi alla fine vadano ancora sempre e comunque meglio, perché c'è sempre da imparare, come detto, insomma, nella vita. E siamo giunti alla quinta edizione, come stavo dicendo, il rapporto è stato ottimo anche con i poeti, con le poetesse che hanno avuto l'opportunità di declamare le poesie di ogni ospite che abbiamo avuto opportunità di ospitare ogni lunedì sera, Lorena Paris, che poi avrete modo di conoscere, e Monica Saraca, che sono state veramente bravissime. E voglio anche ringraziarle naturalmente, ecco, subito all'istante, perché mi hanno dato una mano non indifferente. Io ho ideato questo programma per dare proprio voce alla parola di tanta gente che come me ama mettere nero su bianco quello che sente, l'emozione del momento, perché non si deve soffocare quello che uno ha dentro il proprio animo, e scrivere credo che sia la cosa più importante per poter liberare la mente quando magari c'è qualcosa che non va. Credo che sia anche terapeutico poi alla fine, quindi dare l'opportunità alle persone di fare questa esperienza radiofonica penso che sia stato gradevole, per me soddisfacente al massimo. Per questa quinta edizione c'è una caratteristica che la distingue dalle altre oppure no? Diciamo, quest'anno la caratteristica maggiore è stata quella di avere coinvolto poeti e poetesse tramite online, tramite i siti, visto e considerato che internet oramai è entrato a far parte della quotidianità. Quindi ci sono stati poeti che hanno interagito con noi in questa maniera e hanno avuto modo di farsi conoscere e hanno avuto modo anche, ecco, di essere gratificati ancora di più, perché la radio, come ben sappiamo, insomma, è un veicolo veramente d'eccezione, quindi la possibilità di dare voce ce l'ha e sono stati soddisfatti anche loro. Quindi sarà sicuramente una esperienza che ripeteremo il prossimo anno. Sì, anche noi abbiamo avuto il piacere appunto di pubblicizzare reciprocamente, tra l'altro, questa iniziativa, questa manifestazione, anzi questa trasmissione. E terminando, qual è il tuo concetto di poesia? Cosa pensi della poesia e che cosa ti ispira in poesia? La poesia è un sentimento che mi dà la possibilità di liberare ciò che detta il mio cuore nel momento in cui lo vivo. Quindi scrivere per me è una sorta di liberazione di tutto praticamente. Poi mi sento meglio. Amo scrivere, questo mi piace dirlo, solo ed esclusivamente quando sono triste, malinconica, quando ho qualcosa che non va. È proprio in quel contesto che forse nascono le mie poesie più belle. Per concludere, chi si vuole avvicinare alla tua trasmissione l'anno prossimo, nella sesta edizione, cosa deve fare? Deve telefonare in radio oppure mandare un'email ad un poeta alla radio, @hotmail.it, e poi niente, venire in radio, conoscerci e avere così in modo la possibilità di poter poi dare emozione all'ascoltatore tramite il proprio scritto. Credo che possa essere un'esperienza per l'ospite. Monica Saraca è una delle due declamatrici delle poesie di Sulle ali della fantasia con un poeta alla radio. Qual è la tua emozione al termine di questa avventura? Buonasera, ed è stata una cosa bellissima, io non me lo sarei mai aspettato. Devo essere sincera e ringraziare Patrizia per avermi chiamata, perché è stata un'esperienza bellissima. Mi ha fatto conoscere persone veramente molto interessanti e splendide, con un animo veramente nobile, degno di un vero poeta. E la possibilità che mi ha dato di leggere le poesie degli altri è stata una cosa veramente entusiasmante. La ringrazio ancora veramente di cuore. Lorena Paris è l'altra declamatrice delle poesie di Sulle ali della fantasia con un poeta alla radio. Le tue di emozione. Buonasera a tutti, anch'io sono stata molto emozionata durante questa esperienza, perché leggere poesie fa bene al cuore, fa bene all'anima. Quindi ringrazio Patrizia per avermi dato questa possibilità e ringrazio tutti i poeti, perché attraverso la lettura delle poesie ho,
Ho acquisito anche una maggiore consapevolezza di quello che è la poesia, di quello che è il rapporto con le persone che scrivono. E quindi devo dire che è stata un'esperienza anche per me entusiasmante. Volevo salutare la trasmissione, volevo salutare i poeti con una mia poesia. Spero vi farà piacere. Senza titolo. Vorrei poter spogliare la tua anima, come sbucciare un'arancia rossa stretta tra le mani e piano piano girare tutt'attorno con la cura di svestirla della morbida scorza che mi illude, morderla spicchio dopo spicchio, assaporando con la luce degli occhi socchiusi l'essenza che ti fa vero e gustare appieno la tua nuda dolcezza. Senza sprecarne neanche una goccia. Grazie. Entriamo più nello specifico, siamo con una delle poetesse le cui poesie sono state lette alla radio e precisamente con la prima, Lara Mancini, che il 21 marzo scorso ha fatto esordire la trasmissione. Qual è il tuo pensiero su questa edizione, la quinta di Un poeta alla radio? Ma il mio pensiero è sempre bellissimo e soprattutto la mia estrema gratitudine va a Patrizia che si prende ogni anno l'impegno di portare avanti una cosa come la poesia che viene tenuta un po' troppo nell'ombra. Tutti gli anni, nonostante tutto, Patrizia un po' mi deve pregare perché io mi emoziono e allora un po' stento nell'accettare. Poi alla fine invece rimango sempre felice, felice di aver accettato e felice di aver sentito le mie poesie, come le legge un altro cuore, un'altra voce. E tutto qui. Le tue poesie come sono? Qual è ciò che ispira maggiormente le tue odi? Ma le mie poesie riguardano il mio stato d'animo nel momento in cui sono in piena. In genere, purtroppo, quando l'umore non è dei migliori, è un metodo che uso fin da quando sono piccola per svuotarmi delle sensazioni, non vorrei dire negative, perché comunque, anche se fanno male, a volte sono state generate da cose positive, come l'amore. Diciamo che è una via d'uscita. Tra virgolette lo voglio mettere, una via d'uscita perché io comunque, pur non volendo mai entrare, come dico sempre, in trasmissione nelle mie poesie, non voglio mai dimenticare tutto quello che ho fatto e provato. Abbiamo un poeta, un uomo, dopo quattro donne intervistate, Marco Marianello, è stato uno dei poeti ospite di Patrizia Torri. Stessa domanda, le emozioni e ciò che ispira la tua poesia? Innanzitutto, vi ringrazio, ringrazio te, ringrazio Patrizia per questa opportunità, perché voglio fare una breve premessa, insomma, il fatto di dare opportunità a queste forme di espressione, no? Può essere la poesia, può essere la pittura, la musica, adesso noi parliamo di poesia, quindi avere appunto la possibilità di esprimersi attraverso e raggiungere anche un pubblico, no, che non conosci, secondo me questa è una grande possibilità. Quindi ringrazio Patrizia e ringrazio a questo punto Gnutuscia. Le emozioni sono emozioni quotidiane. Tutto può scaturire e può poi trasformarsi in una poesia, anche le piccole cose. Io tengo molto alle piccole cose, cioè non ho bisogno di slanci o di emozioni forti, anche la normale quotidianità della vita, insomma, può essere trasmessa in poesia. Ultimissima domanda, secondo te la poesia a Viterbo e provincia è poco valorizzata? Si può fare di meglio, almeno da quello che ho capito dalle tue parole? Qual è il tuo pensiero? Il mio pensiero è che iniziative come questa andrebbero incentivate. Patrizia è un po' una pioniera, no? di questa manifestazione. E quindi ecco, unire canali radiofonici, canali televisivi come nel vostro caso, carta stampata, questo è tutto un valore aggiunto a questa forma di espressione. Da quello che so io, a Viterbo e provincia ci sono molti poeti e poetesse che si cimentano in questa arte, è solo che magari alcuni per timidezza, altri perché proprio non hanno la possibilità, nemmeno, tra virgolette, il coraggio, no, di esprimersi, non lo fanno. Grazie.
L'appuntamento quindi è per marzo del 2012 per la sesta edizione di Sulle ali della fantasia con un poeta alla radio, vero Patrizia? Sì, certo, mettiamo in conto anche questo perché la poesia non deve essere assolutissimamente dimenticata ma sempre comunque condivisa e coltivata. Quindi sicuramente ecco, prenderemo il via sempre nel mese di marzo, inizio primavera perché penso che sia come atmosfera anche migliore, no? Si aprono gli animi in questa circostanza, quindi la poesia comincerà a volare ancora più in alto. E quindi io spero e mi auguro che ci sia sempre comunque abbastanza interesse in questa cosa e che arrivino, come sono arrivati anche quest'anno, parecchie ecco, email. Posso anche ricordare come poter interagire tramite Facebook, visto che sta andando anche di moda, siamo anche lì, oppure telefonando in radio o mandare una email ad un poeta alla radio @hotmail.it. Vorrei ringraziare innanzitutto tutti i poeti che sono stati i nostri ospiti, vorrei ringraziare ancora una volta le poetesse declamatrici che, ripeto, sono stati veramente brave ad essere presenti in questa edizione, mi auguro che lo siano anche la prossima, Monica Saraca, Lorena Paris. E naturalmente ringrazio anche Niutuscia per essere stata presente e ringrazio te in prima persona, Gaetano Alaimo, direttore di Niutuscia, naturalmente che questo insomma è doveroso dirlo. Posso concludere con il mio pensiero della poesia? Certo. Lo posso fare? Certo. Quando il turbinio delle emozioni mi assale, accresce la magia di vita e tutto il mio essere è pervaso da gocce di rugiada. Questa frase, per curiosità, sì. Da cosa deriva, da chi deriva? Questa è una poesia che è nata all'improvviso in un momento ricco di emozione, mentre stavo osservando un tramonto. Di tua? È mia. Complimenti. Grazie. Ringraziamo Mondo Libri che ha ospitato l'intervista di oggi. Grazie.